Buonasera a tutti, ci troviamo a Grottaglie nell'oratorio della Confraternita del Carmine e questa sera inizieremo lo speciale sulla Settimana Santa per dedicare i preparativi alla Pasqua, alla Santa Pasqua e alla Domenica in Albis a tutti i nostri riti. Avremo degli ospiti tra i quali il priore della Confraternita del Carmine, Antonio Santese, e il vice priore Luigi Magazzino. Questo nostro excursus di tradizioni servirà a rappresentare un po' il significato di tutti i nostri riti, tra i quali quelli del Giovedì Santo, ossia i sepolcri, e del Venerdì Santo, ovvero i misteri. Per quanto riguarda il Giovedì Santo, cosa vi fa pensare? Beh, prima di tutto la cosa più importante sono i sepolcri. I sepolcri e quelli che i perdoni, quelli che noi chiamiamo bubli bubli. Quindi scopriremo insieme ai nostri ospiti dei piccoli aneddoti sulla nostra tradizione. Perché vengono chiamati perdoni in questa maniera? Perché hanno quell'andamento così tipico e lento? Perché hanno in mano la troccola? Per quanto riguarda il Venerdì Santo, ovvero il giorno della morte di Gesù Cristo, è un giorno particolarmente sentito dai fedeli perché lungo le strade di Grottaglie viene rappresentata appunto la passione di Gesù con dei simulacri, dei bellissimi simulacri che appunto sono molto suggestivi e commoventi, specialmente sotto la porta di Porta San Giorgio, quando le donne che hanno il laccio alla Madonna si fermano e intonano Cristo è morto. Quindi iniziamo le nostre interviste per rendervi partecipi di tutte queste nostre tradizioni. È con noi il priore della Confraternita del Carmine, Antonio Santese. Buonasera Antonio. Buonasera. Antonio, vuoi raccontarci un po' la storia della vostra confraternita e riguardo ai riti della Settimana Santa, quando iniziano e come si sviluppano? Quindi praticamente la nostra confraternita ha inizio nel 1560, perché l'arrivo dei Carmelitani a Grottaglie è del 1505. In seguito, siccome si sovrapponevano le attività dei frati carmelitani, che era abbastanza numerosa come comunità e come confraternita, quindi il padre superiore di allora nel 1600 fece costruire, 1606, questo era il giardino sud del convento, e fece costruire il nostro oratorio, dove noi poi abbiamo le nostre assemblee, ci riuniamo per pregare, per fare l'elettore degli uffici e tutte le nostre funzioni religiose, per non essere d'intraccio al convento. In seguito, per quanto riguarda poi, come potete vedere, questa è in pianta rettangolare, l'oratorio, sul presbiterio abbiamo, termino con il presbiterio, abbiamo il trittico con la Madonna del Carmine, con San Simone Stock, Sant'Elia Sant'Elia che viene rifocillata da Sant'Eliseo, che chiede a Sant'Elia il mantello quando Sant'Elia viene assunto in cielo. Per quanto riguarda poi il discorso della Settimana Santa, noi già abbiamo iniziato la nostra attività, diciamo, riferita alla Settimana Santa già con le 40 ore che abbiamo fatto nei giorni del 3, 4 e 5 marzo. Dopo abbiamo le domeniche di Quaresima, quindi siamo entrati nel periodo quaresimale, e con le domeniche di Quaresima, adesso stiamo arrivando alla quarta, ogni domenica la Via Crucis viene cantata e animata dai confratelli in chiesa. Domenica 7 aprile avremo l'adorazione della croce, dove i confratelli e consorelle animeranno la Via Crucis leggendo le varie stazioni della Via Crucis, mentre i confratelli si inginocchiano in adorazione alla croce che starà sull'altare. È particolare perché nel momento di entrare in chiesa ci sono tre punti stabiliti dove i confratelli si genuflettono tutti in contemporaneamente e prima di arrivare davanti alla croce per fare il momento di adorazione durante la stazione delle Via Crucis. Quindi poi per quanto riguarda la parte più importante della Settimana Santa, abbiamo il Giovedì Santo con la messa in cena Domini. Dopo la messa in cena Domini partono i confratelli in abito di rito, scalzi, diciamo con la cintura in pelle, flagellum,
col cappuccio abbassato e con sulla mozzetta invece dell'effigie della Madonna del Carmine portiamo una bivalva, la cosiddetta corsa di San Giacomo, che è il simbolo del pellegrino per Santiago di Compostela. Praticamente serve durante il percorso a dissetarsi e prendere un po' di acqua. Questo. Quindi poi giovedì e venerdì le coppie dei confratelli si alternano per le 5 chiese di Grottaglie, prima erano 7, adesso sono 5, però dall'anno scorso, siccome anche le Clarisse Santa Chiara hanno rifatto l'altare della Reposizione, in precedenza si diceva sempre il sepolcro, mentre invece adesso si nomina altare della Reposizione. E quindi facciamo coppie di due, si partono a orari prestabiliti e si fa girare tutta la città. E col cappuccio abbassato, abbiamo detto, perché siamo dei penitenti, con l'andatura scalzi, con l'andatura abbastanza lenta. Quindi poi finisce il venerdì alla fine alle 3, questo giovedì sera, dopo la messa in cena, fino a venerdì alle 3. Poi la domenica, riprendendo una tradizione che era stata interrotta per circa 20 anni, da quando mi sono insediato io con la nostra amministrazione, con la mia amministrazione, abbiamo ripreso la processione del Cristo risorto, che la facciamo il giorno di Pasqua. Portiamo in giro per Grottaglie il simulacro di Gesù risorto. La conclusione poi di tutto, abbiamo un pellegrinaggio al santuario della Madre Immacolata per ringraziamento di tutte le confraternite. Poi il giovedì dopo la lunedì di Pasquetta ci rechiamo tutti in pellegrinaggio al santuario della Madre Immacolata. Questa è la parte importante. Il discorso, se può vedere, del bubbole bubbole, nominativo, perché, non perché. Ci sono diverse opinioni in merito, però quella più accreditata è quella del bubolo, che è la parte mobile del campanello. Siccome in passato i frati facevano questo, i confratelli per potersi sostenere facevano delle questue nelle campagne, la gente era impegnata nei lavori di campagna, per farsi sentire usavano un campanellino, ecco, allora si diceva questa frase, sono arrivate le bubble da questo, diciamo. Però c'è anche il fatto del cappuccio, che viene chiamato buffa, e che molte volte per poter respirare bene si soffia per farlo, e quindi questo movimento di buffare, però quella più accreditata è quella del bubbolo, diciamo, della campanella. Il loro andamento particolare e la troccola hanno un dato significato? Beh, la troccola noi la usiamo soltanto rispetto ad altre realtà, diciamo altre città, noi usiamo soltanto quando facciamo la messa in cena Domini, perché sapete benissimo che in quei giorni le campane non si suonano e quindi questi scandiscono i ritmi delle varie funzioni religiose. Però noi durante il percorso portiamo il bordone con la corona per il recitare del rosario, e non portiamo troccola durante il pellegrinaggio. Per quanto riguarda, ripeto, il movimento, perché ondeggiano? Oppure fanno qualche passo in avanti e un passo indietro? Questo movimento ha un significato ben preciso? Da noi è poco usato, diciamo, il fatto di... Più a Taranto usano questa nazicata, però da noi è un po' più regolare, diciamo, come movimento. Noi di Tarantini Time ringraziamo il priore Antonio Santese per la sua disponibilità a darci queste nozioni, e che dirle, le auguriamo innanzitutto una buona Pasqua e grazie ancora per la sua partecipazione. Ricambio, grazie per l'opportunità che avete concesso, e ricambio un buon cammino quaresimale e per le prossime festività pasquali. Grazie. Ed eccoci qui con il primo assistente della Confraternita del Carmine, Luigi Magazzino. È un uomo che praticamente è cresciuto nella chiesa del Carmine, che quindi ha vissuto da bambino questi riti. Quali sono i tuoi ricordi da fanciullo e come li vivi attualmente? Innanzitutto, Gabriella, ti ringrazio. E il fatto che io sia confratello da tantissimi anni, all'incirca quasi 28 anni, il mio amore per la confraternita parte, appunto, come hai detto tu, da fanciullo, perché è stato mio padre all'epoca, un semplice operaio, che durante soprattutto la Settimana Santa collaborava insieme alla confraternita, insieme a tutti gli altri collaboratori, insieme ad altri confratelli e consorelle, vado a sottolineare, questa collaborazione per il sepolcro.
Quindi il fatto che stessimo fino a notte fonda mi ha innamorato di questi riti della Settimana Santa. Poi ovviamente guardare queste due figure da bambino con gli occhi da fanciullo è tutto un altro discorso vederli da adulto. Perché? Perché ricordo ancora questi due uomini così incappucciati bianchi con un andamento lento molto differente rispetto a Taranto, no? Con la nazicata, noi invece il nostro passo è molto più lento e costante. Quindi vedevo che venivano incontro a me, quasi impaurito, invece ero anche preso anche da molta curiosità. Poi ovviamente crescendo in questo ambiente con la confraternita, con altre persone che non ci sono più, che hanno dato sicuramente tanto, e mi sono innamorato fino a diventare un confratello semplice e quindi poi tutti questi anni nella maturità, insomma, più sono andati gli anni, più ho cercato di studiarli, di appassionarmi, di confrontarmi anche con tante altre realtà, con tanti anche ragazzi della nostra confraternita, e sono riuscito, insomma, ad avere una mia formazione. Poi ovviamente ho dato la mia disponibilità in confraternita e sono diventato l'attuale primo assistente di questa confraternita. E niente, quello che succede il Giovedì Santo è, penso che sia da parte mia indescrivibile, perché una volta calato quel cappuccio personalmente riesci a distaccarti dalla realtà, quindi non potrei dirti realmente cosa accade, ma accade un vero e proprio distacco, no? Ti senti totalmente immerso in un'altra realtà e sei preso da quel momento, che è un momento secondo me unico, che non si ripete sempre, anche se adesso da due anni a questa parte insieme al priore ho l'onore, perché questo è un onore, di essere la prima coppia e quindi aprire ufficialmente i riti della Settimana Santa. Poi ovviamente con tutti ovviamente i riti che ci sono dietro, no? Dopo le camminate nel centro storico, nelle altre chiese e via discorrendo. Quindi non posso realmente dirti cosa succede, l'emozione è veramente tanta, infatti anche a raccontarlo mi viene la pelle d'oca. Poi un'altra cosa che va tenuta anche presente è il fatto che quando la prima coppia, cioè specifico il priore e il primo assistente, arriva in confraternita dopo aver visitato i sepolcri, o meglio gli altari della Reposizione e delle altre chiese, il priore insieme al primo assistente omaggia con un tarallo al pepe, detto la pudica in grottagliese, con un bicchiere di vino il confratello. Ovviamente in questo caso la prima coppia siamo io e il priore, quindi abbiamo anche questo onore di aprire questa usanza, che è un'usanza particolarmente anche accettata dai confratelli. Infatti qualsiasi coppia al ritorno del pellegrinaggio, il priore offre questo bicchiere di vino, questo tarallo al pepe, come una specie di ricompensa del sacrificio che è stato fatto durante il pellegrinaggio. Quanto dura il pellegrinaggio dei perdoni? Non c'è un orario certo, all'incirca sono un paio di ore abbondanti, quindi non possiamo dare per certezza anche un orario specifico, anche perché ogni confratello ha le sue esigenze anche nel camminare, ha le sue difficoltà, quindi non possiamo dire di preciso, però all'incirca saranno un paio di ore, all'incirca abbondanti ovviamente. E il venerdì a che ora vengono poi chiuse le chiese per essere visitate dai fedeli? Allora, l'apertura delle chiese parte dalle 6 la mattina, 6:30 la mattina, fino alle ore 15, che è l'ora della morte di Cristo. Quindi ovviamente dalle ore 6 fino alle 3 ci alterniamo a coppie di due persone a tutte le chiese, quindi c'è tutto il giro, l'itinerario delle nostre parrocchie viene affrontato dai confratelli, quindi sono diciamo 9 ore abbondanti di pellegrinaggio. Poi calcola che il Giovedì Santo invece la cena Domini parte intorno alle 18 fino alle 12:30,
e ci sono i pellegrinaggi di questi confratelli. Ovviamente va sottolineato anche la parte importante dei confratelli, qual è la partecipazione. Ognuno di loro porta con sé sicuramente delle preghiere, delle grazie, delle richieste specifiche, questo non lo sappiamo. Ti ringraziamo per ora, grazie Luigi. Grazie a te, ciao. Si è conclusa così la prima puntata del nostro speciale sulla Settimana Santa. Abbiamo, come avete visto, avuto tanti ospiti, abbiamo parlato del Giovedì Santo, del Venerdì Santo, dei nostri amati perdoni. E vi aspettiamo per la seconda puntata proprio qui, sempre al Carmine, però al museo, dove ci sono tanti cimeli antichissimi e bellissimi custoditi che vi mostreremo con piacere. Alla prossima!